Siamo a 78 gradi di latitudine nord, ultimo lembo di terra d'Europa nel Mar Glaciale Artico. Con la nebbia sullo sfondo si parte alla scoperta del versante ovest dell'isola. Non molto lontano da noi, ecco una colonia di trichechi. Una trentina di individui che riposano ammassati gli uni sugli altri, dormendo pesantemente, come suggerisce anche la loro mole. Le preziose zanne di cui sono dotati i trichechi rappresentano un validissimo strumento utilizzato nei combattimenti rituali che hanno luogo durante il corteggiamento per difendersi dai predatori e per aiutarsi negli spostamenti terrestri. Si cibano per lo più di molluschi e di piccoli crostacei che individuano facilmente grazie ai loro tipici grandi baffi, robusti ma sensibili come le vibrisse di un gatto. Un tempo cacciati senza tregua per via dell'avorio di cui sono formate le loro zanne ricurve, oggi fortunatamente questi animali sono una specie protetta. Alcuni esemplari della colonia sono in mare. È qui che l'acqua li trasforma improvvisamente in agili e leggeri nuotatori, pronti a scattare per una battuta di caccia. Risaliti a bordo, lo scenario si illumina di uno sprazzo improvviso di sole tra le nuvole, offrendo lo spunto per qualche scatto al volo, mentre la prua volge verso una nuova meta. La baia di Liftefjorden, dove giace il ghiacciaio più grande delle isole, il Monaco Glacier. La barca si destreggia in uno slalom fra i numerosi iceberg alla deriva nella baia. Ce ne sono di ogni forma, dimensione e colore. La colorazione azzurro vivo è dovuta alle numerose microbolle d'aria intrappolate nel ghiaccio. Mentre la sabbia è distintiva di quei blocchi che nel corso di decine di anni sono stati trascinati e compressi sul letto di roccia dal peso dello stesso ghiacciaio. L'atmosfera è sospesa in un silenzio quasi surreale. Ancora alla fonda nella baia, ed eccolo lì, davanti a noi, il fronte glaciale, imponente e candido. Il nostro drone ci mostra la superficie rugosa del ghiacciaio, altrimenti impossibile da esplorare. Alti seracchi, profondi crepacci, piccoli laghi e insidiose doline, ostili per chiunque vi si volesse avventurare a piedi. Qui le parole non servono e si vola con la meraviglia negli occhi e nell'anima. Tornati alla realtà, armiamo i gommoni e andiamo alla scoperta delle baie circostanti, dove sconfina il fronte glaciale e dove non mancano altissime scogliere dall'aspetto decisamente preistorico. C'è un gradito fuori programma che ci attende. Niente meno che il padrone di casa dell'Artico, un orso polare che banchetta sulla carcassa di una balena spiaggiata ormai da tempo. Una volta riempito lo stomaco, l'orso se ne va e noi proseguiamo a piedi per salire sulle creste e godere della vista dall'alto. Sotto i nostri occhi si apre un'immensa valle morenica scavata dal ghiacciaio nel corso delle ere geologiche.
sabbia scura, su cui spiccano i colori cangianti dei minerali tritati nei millenni dal peso del ghiaccio e trasportati a valle in un dedalo di canali d'acqua, degni di un quadro impressionista. Un'altra meraviglia da aggiungere alla collezione del nostro viaggio, se non fossi che questo spettacolo è, come risvolto della medaglia, il frutto del riscaldamento globale. Si riprende la navigazione puntando la prua ancora verso nord, su un mare come un olio. Il motivo di questa calma piatta è proprio davanti a noi. L'acqua sta ghiacciando. Normale amministrazione a 80 gradi di latitudine nord e a meno 20 gradi centigradi di temperatura. Ben presto le lastre si fanno più numerose, ma grazie alla chiglia in acciaio riusciamo comunque a navigare lentamente fra uno scossone e l'altro finché il pack non diventa troppo compatto. Improvvisamente cala anche la nebbia e il vento compatta il ghiaccio tutto intorno a noi. L'unica cosa che possiamo fare è fermarci e aspettare che le correnti cambino, godendoci il silenzio del grande nord. Appena la foschia si dirada un po', mandiamo il nostro drone in esplorazione per cercare un corridoio fra i ghiacci. L'incursione aerea suscita la curiosità di un gruppo di trichechi che interrompono la loro attività per uno sguardo fuggevole allo strano uccello ronzante. Ma la sorpresa migliore è poco distante. Una femmina intenta ad allattare il suo piccolo su una zattera di ghiaccio alla deriva nell'oceano artico. La loro tranquillità ci fa riflettere sui formidabili adattamenti evolutivi di queste creature. Sopravvivere fra i ghiacci desolati e remoti del Polo Nord, per loro, è semplice routine. Finalmente la corrente cambia direzione e il pack si dirada lasciandoci margine di manovra, ma non ancora abbastanza. Così per andarcene dobbiamo chiamare una piccola rompighiaccio che ci spiani la via verso sud. Una volta in acque libere, ecco un altro emozionante incontro, quello con l'animale più grande del pianeta, la balena blu. La osserviamo in ammirazione mentre sfila lentamente, in tutta la sua lunghezza. Un paio di potenti respiri ed ecco che questo gigante del mare scompare nei gelidi abissi col suo profondo canto. È tempo di scendere nuovamente a terra. La prima tappa è la base artica di ricerca scientifica di Ny Ålesund, che vanta l'ufficio postale più a nord del mondo. Poco più che una baita e una cassetta delle lettere. Al centro del paesino troviamo un mezzo busto eretto in memoria di Roald Amundsen. Infatti, proprio da qui partirono le grandi esplorazioni polari di inizio secolo, in compagnia di Umberto Nobile, a bordo dei suoi dirigibili Norge e Italia. Poche case di legno color pastello, abitate esclusivamente dagli scienziati che lavorano nei campi più disparati e isolati dal mondo in questi luoghi remoti senza asfalto, solo biciclette, motoslitte e cani. Fuori il paese, ecco un gruppo di renne delle Svalbard al pascolo. Le loro dimensioni ridotte e l'aspetto tozzo sono un efficace adattamento naturale alla scarsità di cibo a queste latitudini. Tuttavia, la loro sopravvivenza oggi è messa alla prova dai cambiamenti climatici. Viste le temperature medie più elevate, in inverno piove anziché nevicare. La neve è un buon isolante termico e protegge la vegetazione dal freddo, mentre l'acqua della pioggia congela il terreno impedendo all'erba di crescere.
Così le renne si ritrovano ad avere ancora meno da mangiare. Procediamo salendo sulle colline, da cui si può godere di una vista spettacolare su tutta la vallata. Alle Svalbard arrivano molti uccelli migratori e i fotografi lo sanno molto bene. Aspettano pazientemente il momento giusto per scattare. Il soggetto in questo caso è una coppia di strolaghe comuni. Hanno deposto da poco il loro primo uovo e se ne prendono cura a turno, sistemandogli accuratamente delle alghe tutto intorno. Nel giro di poco più di un mese, i piccoli saranno già nati e dovranno crescere in fretta, prima della fine della breve estate artica. L'abbondanza di uccelli migratori e delle loro uova non suscita solo l'interesse dei fotografi, ma anche quello di un animaletto scaltro, veloce e silenzioso, la volpe artica. La fresca estate artica è in arrivo e anche se per poco tempo, il bianco della neve cederà il passo al verde delle sue vaste praterie, cambiando uno scenario che qui, alle Svalbard, resta però immutato nel suo fascino senza tempo.